Ci troviamo davanti alla sede della CISL e tra vari bonus che si possono usufruire ovviamente si creano delle code e succede appunto anche in questo sindacato. Cosa sta succedendo, Renata Dalla Ricca? Ma in tutti gli uffici la gente sta entrando con tutti i nostri uffici stanno entrando attraverso gli appuntamenti. Sia la mattina che il pomeriggio diverse persone si rivolgono a noi per fare le richieste dei bonus babysitter, dei bonus per le colfe e badanti, sia i lavoratori che invece i datori di lavoro. E poi abbiamo dalle pensioni a tutte le problematiche che sono insorte in questo periodo con il Covid-19. Avete appuntamenti fino a quando? Allora, per certe pratiche fino a fine luglio in questo momento, sia per la parte fiscale che per la parte dei bonus. È difficile smistare la gente, fare capire, oppure vi state avvalendo di qualcuno in particolare? Allora, noi abbiamo un facilitatore. Ecco, possiamo entrare persona, che magari anche sì, facciamo ecco, vedere cosa accade quando uno entra direttamente negli uffici. Ecco, buongiorno. Manteniamo il distanziamento. Oggi abbiamo la signora che ci dà una mano e abbiamo l'elenco dalla sanificazione, l'elenco con i vari appuntamenti per poi entrare o al patronato oppure nei vari piani dove ci sono le varie categorie. La gente riesce a capire queste opportunità, riesce a usufruirle? Sì. Posso dire che i cittadini sono bravi, chi si rivolge ai nostri uffici, anche perché sono abituati a mantenere le distanze quando vanno a fare la spesa nei vari supermercati e c'è rispetto anche quando vengono a chiedere informazioni nei vari uffici. Anche ieri che era una giornata piovosa, con gli ombrelli le persone rimanevano fuori sul marciapiede con l'ombrello, rispettando i vari orari. Tra i vari incartamenti che dovete avere a che fare, la burocrazia del governo vi ha dato una mano oppure la no? La burocrazia è sempre tanta e le difficoltà ci sono anche per richiedere i vari PIN e per richiedere i vari bonus. E quindi molte volte le persone vengono ma poi devono ritornare perché manca sempre qualche documento. Io ho la pensione, noi non Luisa che dico. A te che arriverà, non hai problemi, possiamo farlo senza fare l'esame di terza.